Siete in ritorno da Cosenza, un viaggio di ritorno dolcissimo, una vittoria debordante, 6-1 il verdetto finale sul campo del Cosenza, ormai è quasi fatta, basta battere il Pisa domenica. Intanto complimenti per questa prestazione. Grazie Massimo, siamo veramente contenti perché affrontavamo una squadra che nelle ultime partite aveva ottenuto degli ottimi risultati. Però noi oggi veramente eravamo concentratissimi, volevamo questa vittoria per cercare di giocarci domenica l'ultima partita perché vogliamo assicurarci questo campionato. Ricordiamo i marcatori, ha sbloccato Tringali, però ci sono state le prime reti in campionato per Longobardi, autore di una doppietta, doppietta di Chiarella e primo gol in questa stagione anche per Salvatore. Tra l'altro abbiamo saputo che hai caricato a dovere la squadra per questa partita. In che modo? Abbiamo usato l'entusiasmo e la passione della nostra curva. Prima della partita abbiamo fatto vedere un video che riguardava, che rappresentava la vera passione verso questa squadra, verso la nostra società, e devo dire che il risultato è stato molto positivo, quindi abbiamo fatto ascoltare dei cori della curva nord proprio per cercare di far capire alla squadra che in questo momento anche questo traguardo potrebbe essere una piccola soddisfazione per tutta la nostra società, per la nostra città, per i nostri tifosi. Quindi, nonostante diciamo, il discorso del regolamento che rimane ancora tutto da verificare, l'impegno che abbiamo noi nei confronti della nostra società e dei nostri tifosi è quello di portare a termine questa vittoria, perché la vogliamo dedicare a loro. Assolutamente, tra l'altro è una stagione a dir poco sciagurata per quanto riguarda la prima squadra, davvero un grande risultato, però non parliamo prima del tempo, è giusto che sia così, basta battere il Pisa, lo abbiamo già detto nella premessa, domenica prossima ore 15, se non vado errato, all'appoggio di Gli Ulivi. I punti di vantaggio sul Lecce sono 4 a 2 giornate dall'epilogo, no Pierluigi? Sì, sono 4 i punti di vantaggio e adesso vogliamo arrivare domenica, per terminare questa partita. Qui c'è un po' di caos, Massimo, e quindi vogliamo assolutamente mettere in sicurezza questo campionato cercando di vincere. E poi penseremo anche a Lecce perché vogliamo terminare bene. Però adesso l'obiettivo è domenica. E vogliamo assolutamente chiudere questo discorso perché i ragazzi lo meritano. Li vogliamo far sentire, i tuoi ragazzi? Eccoli qui. Bellissimo, bellissimo. Complimenti ai tuoi ragazzi e in bocca al lupo per la partita di domenica. Grazie Massimo, grazie, crepi lupo.